Buonasera dal TG. La regione istriana ha assicurato i mezzi finanziari per l'importo di 5.300 euro per il programma di promozione di un'inclusione più intensa delle persone con disabilità nel mercato del lavoro, attuato dal Centro per il Sostegno Inclusivo e l'Occupazione in Promo. Vediamo i dettagli. Il contratto di assegnazione dei fondi è stato firmato presso la sede della regione istriana Pola dal presidente della regione Boris Miletic e dal rappresentante del centro Osren Zatella. Il presidente Miletic ha elogiato gli sforzi dell'associazione in promo nel favorire l'occupazione delle persone con disabilità. Per raggiungere una reale inclusione al 100% dobbiamo garantire parità di status sul mercato del lavoro a tutti i cittadini con disabilità, perché ogni persona merita l'opportunità di realizzare il proprio pieno potenziale. L'associazione che sosteniamo non solo cambia la vita delle persone con disabilità, ma arricchisce anche la nostra società grazie alla diversità e ai talenti. Il programma per incoraggiare la loro inclusione nel mercato del lavoro costruisce ponti in direzione delle pari opportunità per tutti, ha affermato Miletic. In questo momento in tutta la regione diamo lavoro a 26 persone con disabilità, la maggior parte delle quali si trovano ad Albona. Il nostro obiettivo è aumentare questo numero. È importante orientare le persone con disabilità verso il mercato del lavoro e credo che stiamo andando nella direzione giusta. Solo grazie alla cooperazione del settore civile e quello pubblico sarà possibile raggiungere risultati significativi. Oltre ad incoraggiare ed assumere le persone con disabilità, gli obiettivi del Centro per il Sostegno Inclusivo e l'Occupazione in Promo sono anche lo sviluppo e la fornitura di servizi sociali inclusivi per le persone con disabilità, la promozione dell'empatia e il rafforzamento dell'inclusione sociale, il potenziamento dei modelli innovativi di sviluppo comunitario e la promozione del volontariato nella comunità locale. Anche se nel mese di agosto il numero delle persone infette dal coronavirus è aumentato, è significativamente inferiore rispetto ad agosto dell'anno scorso. Si prevede un leggero aumento all'inizio di autunno, ma è in arrivo anche una nuova variante del vaccino, dicono così all'Istituto per la Sanità Pubblica della Regione Istriana. Secondo il direttore dell'Istituto regionale per la Sanità Pubblica, l'estate relativa al coronavirus è trascorsa tranquillamente, con un numero di nuovi contagi nettamente inferiore rispetto all'anno scorso. Abbiamo monitorato la situazione da fine maggio a fine luglio e possiamo dire che il numero dei contagiati andava da 2 a 5 o 6 persone su base settimanale. All'inizio di agosto si è registrato un aumento del numero dei nuovi contagiati, che, ricorda il direttore, come anche negli anni pandemici precedenti, è il risultato di un maggior numero di persone che hanno soggiornato nel nostro territorio. Dall'inizio di agosto abbiamo tra le 20 e le 30 persone infette a settimana. Possiamo dire che il numero di persone infette nella popolazione è superiore a quelli confermati dai test, perché alcuni, se hanno un quadro clinico più lieve, non fanno il test antigenico per il Covid. Si tratta di numeri significativamente più bassi rispetto all'agosto dell'anno scorso, quando è apparsa questa sottovariante Omicron e la maggior parte delle persone non era immune. Confrontando i dati con quelli di agosto dell'anno scorso, il numero era compreso tra le 300 e le 350 persone positive. Alla luce del ricovero e della gravità del quadro clinico, possiamo dire che in questo momento prevale un quadro clinico più lieve, legato per lo più a patologie delle prime vie respiratorie, con aumento della temperatura e debolezza generale. A ciò viene correlato anche il numero delle persone ricoverate nell'ospedale generale di Pola, anch'esso notevolmente inferiore rispetto all'anno scorso. In questo momento e nel mese di agosto c'erano da una a tre o quattro persone nel reparto di malattie infettive e l'anno scorso al reparto si trovavano 20 persone. Una circostanza favorevole in questo quadro clinico più mite si vede anche dal fatto che dall'autunno scorso fino a primavera la maggior parte degli abitanti della nostra regione è stata in contatto con le sottovarianti Omicron ed ha acquisito immunità, sottolinea il direttore, annunciando l'arrivo di una nuova variante del vaccino in autunno. La dose aggiuntiva sarà raccomandata a quelle persone che al momento hanno un rischio maggiore di malattie più gravi da Covid e contiene una sottovariante che è attualmente una variante più recente del virus Omicron. Con l'arrivo delle stagioni più fredde si prevede un aumento del numero di nuovi contagiati, dato che la maggior parte delle attività si svolgerà al chiuso.
Le persone conoscono le raccomandazioni. Se una persona pensa di avere il virus, dovrebbe fare il test antigenico per il Covid. Bisogna stare separati dalle persone a maggior rischio al fine di proteggerli. Le persone a maggior rischio farebbero bene a vaccinarsi quando verrà offerta la dose extra insieme al vaccino anti-influenzale che sarà disponibile a novembre. Il direttore Stojanovic ha sottolineato che nella regione istriana il 73% degli abitanti è stato vaccinato con la dose completa, il 30% ha ricevuto anche la dose aggiuntiva e secondo la percentuale di vaccinazioni la regione istriana è al terzo posto dietro la città di Zagabria e la regione di Fiume. Notizie flash. La città di Dignano ha assicurato i mezzi finanziari per aiutare i genitori e tutori dei ragazzi residenti nell'area dignanese. Per i bambini che frequentano le istituzioni prescolari e che soddisfano il requisito sociale, reddituale specifico di affidamento, qualora i genitori siano in rapporto di lavoro, è garantito il finanziamento del 100% del costo della retta della scuola dell'infanzia. Per gli alunni delle scuole elementari è assicurato il finanziamento parziale per l'acquisto dei quaderni attivi e degli altri materiali scolastici. Oltre a questo è garantito anche il finanziamento del doposcuola. La città continua anche con la sovvenzione del trasporto pubblico per gli alunni delle scuole medie superiori. Manca un'ora allo spettacolo Il bonsai ai rami corti del dramma italiano di Fiume. Una serata di assoluto divertimento all'insegna della leggerezza e dell'ironia. Quella organizzata dalla comunità degli italiani di Cherso per questa sera presso la sede della comunità. Il pezzo nasce durante la pandemia, periodo che ci ha visti costretti e isolati nelle nostre case, e traduce con grande ironia la lentezza di questo tempo, le sue maschere, le sue contraddizioni e di conseguenza anche le nostre nevrosi e fragilità. Nasce così un nuovo personaggio, quello di Stefania Laganini, definita dagli stessi autori una Penelope contemporanea che con ironia e disincanto continua a fare e disfare la sua maglia e la sua vita. Lo spettacolo inizia alle ore 20. L'Agenzia per lo sviluppo turistico dell'Istria, in collaborazione con l'Agenzia Digitale Marketing, la Regione Istriana e l'Ente per il Turismo Regionale, ha sviluppato un nuovo prodotto, la piattaforma di prenotazione istantanea To-Do in Istria. La piattaforma di prenotazione To-Do in Istria è la prima iniziativa del genere in Croazia, che unisce tutta l'offerta turistica della nostra penisola, dalle visite storiche, culturali e gastronomiche alle attività all'aperto. La piattaforma è facile da usare e consente agli ospiti di prenotare istantaneamente in pochi clic. L'utente deve selezionare la data, l'orario e il numero di persone che parteciperanno alla visita. Dopo aver fatto la selezione, deve premere su Book Now. Cliccando su Book Now viene indirizzato alla pagina del carrello e al processo di pagamento. L'utente può rivedere cosa ha selezionato e, se lo desidera, può aggiungere più tour in Istria. Successivamente verrà reindirizzato alla pagina per inserire i dati di pagamento. Una volta inseriti tutti i dati di pagamento, il pagamento verrà elaborato e le informazioni saranno inviate direttamente al fornitore del servizio e saranno visualizzate nel calendario dell'utente. In questo modo l'utente può effettuare una prenotazione istantanea. Attualmente sulla piattaforma sono registrati circa una cinquantina di fornitori, con più di 80 tour, dalle escursioni in kayak e stand-up paddle, safari in buggy, immersioni e avvistamenti di delfini, alla caccia al tartufo, degustazioni di olio e vino, visite ai musei e tour di storytelling in tutta l'Istria. La piattaforma To-Do in Istria è davvero un prodotto innovativo, poiché permette ai visitatori della regione istriana di prenotare direttamente un'attività, senza dover attendere una conferma. In pochi clic è possibile selezionare le attività desiderate nella regione e effettuare una prenotazione immediata. Questo è un approccio molto avanzato rispetto alle altre piattaforme che consentono solo il contatto con i fornitori.
Inoltre, è un segno positivo per l'Istria, dimostrando quanto si è sviluppata rispetto alle altre regioni turistiche in Croazia. Per i fornitori è estremamente vantaggioso essere presenti su questa piattaforma, poiché dimostra il loro impegno nel inseguire le tendenze moderne. Anche i fornitori che non dispongono di un sistema di prenotazione sul proprio sito web possono beneficiare di questa piattaforma, ottenendo la propria pagina all'interno di To-Do in Istria, dove possono gestire le prenotazioni. Inoltre è importante notare che questa piattaforma è gratuita per tutti i fornitori, il che offre loro l'opportunità di estendere la loro stagione turistica al di fuori del periodo estivo tradizionale, che va dal 1 giugno al 1 settembre. Questo progetto rappresenta un significativo passo verso la transizione digitale della destinazione, stimola la sua crescita e costituisce una soluzione digitale completa per il marketplace delle prenotazioni in Istria. La piattaforma, disponibile in lingua inglese, offre ai visitatori una visione semplice e rapida, mentre per i fornitori questo sistema di prenotazione rappresenta un canale efficiente per la vendita e la promozione. Invito tutti i fornitori di attività turistiche ed esperienze in Istria a registrarsi per offrire la propria eccellenza come fornitori di alto livello in Istria. Parenzo e lo sport vanno a braccetto da molto tempo e di sensibilità alla sua importanza ad un continuo sviluppo e crescita nella sfera non ne manca a tutti i livelli ed in ogni disciplina. Lo sport è di casa sia al servizio dei residenti che ai tanti turisti ed i risultati non stentano a sorprendere sia nella ricreazione che nell'agonismo. Forse il segreto sta nel proporre l'attività motoria sin dalla più tenera età. L'Assosportiva Cittadina, in stretta collaborazione con le scuole dell'infanzia pubbliche, la Rados dell'Italiana Paperino, grazie al sostegno della città di Parenzo, sviluppa da qualche anno un programma d'attività sportiva per i ragazzini dai 5 ai 6 anni. Attività che si tiene due volte alla settimana per mezz'oretta circa nei vani all'aperto o nelle palestre degli enti in parola, durante l'anno pedagogico, il tutto al fine di avvicinare i prescolari all'insegnamento d'attività sportive motorie, insegnare le regole di sport individuali e di gruppo, spiegare le tecniche corrette, promuovere in loro l'etica sportiva e soprattutto offrire uno stile di vita salutare. Ce lo dice il professor Zoran Jendrasic, creatore e curatore di progetti e programmi sportivi presso l'Assosportiva Cittadina. Un progetto molto ben accettato da tutti, che nasce anche per sfidare il mondo della digitalizzazione, specie PC, tablet e telefonini, troppo spesso usati anche dagliissimi. Al quale si aggiunge anche un altro progetto molto ben accettato dai bambini e finalizzato alla promozione della pallamano, realizzato in collaborazione con la Federazione Nazionale di Categoria. Jendrasic auspica infine che i progetti sportivi diventeranno programmi regolari e standardizzati e che ben presto anche Parenzo potrà offrire un posto di lavoro ad un insegnante di educazione fisica che coordinerebbe la progettazione dello sport nelle scuole e che allargherebbe così ulteriormente il capitolo della Parenzo sportiva. Parenzo è città nota e spesso elogiata per i sforzi di sviluppo e crescita nella sfera a tutti i livelli. Dispone di un'avviata infrastruttura su terraferma, in mare e per aria. Pensa alle necessità di tutti con strutture specializzate ed adeguate anche ai portatori di handicap, che investe oltre 100 euro annui pro capite allo sport, che ha una municipalità attenta e sensibile a quelle che sono le necessità del settore,
che in città sono molto ben coordinate dall'azienda che raggruppa i club sportivi, alla quale progetti, proposte ed iniziative non mancano di certo. Quest'anno dei fondi pubblici sono stati riservati 1,3 milioni di euro finalizzato allo sport, ma il sindaco Persuric si dice sempre pronto e aperto al sostegno di nuovi, validi ed innovativi investimenti nella sfera. Ed è tutto dal TG, grazie per averci seguito, buona serata.